Ormai credo che l'abbiate capito che, insomma, quando mi piace troppo un libro oppure una collana, decido di scendere in campo perché non mi basta il semplice post. Oggi vi presento una collana, quella di Camero Zampa, che si chiama Sinapsi, che parla di divulgazione e per me è non soltanto irresistibile, ma di altissima qualità. Per cui non perdiamo tempo e scopriamola subito insieme. I numeri ad oggi usciti in Italia sono 4 e il primo ad essere stato edito è questo, Fatti assodati sulle uova, un libro di cui in realtà io già vi ho parlato intorno al periodo di Pasqua, no? Che è un po' il momento giusto, ma in realtà, ragazzi, il momento giusto per un libro del genere è sempre, anche ad agosto sotto il sole o insomma dicembre sotto la neve, perché è un libro che racconta, ma tutto, veramente proprio tutto sulle uova e tutto quanto il mondo intorno ad esse. È un libro meraviglioso che consiglio veramente in realtà anche agli adulti, nel senso che ragazzi, sono un sacco di cose che io non sapevo e che ho scoperto proprio grazie a lui. Quante cose riescono a spezzare il buio, l'oscurità che ci avvolge, le tenebre? Allora, questo è il secondo libro che vi presento, Luci nella notte. È un libro che appunto interrompe i suoi diversi tipi di bui con tantissime luci che vanno dalla medusa quadrifoglio, che vedete qui con me, a, non so, ai neon luminosi. Noi in questo libro troviamo tantissime declinazioni di luci nei vari ambienti in cui si possono rappresentare, in cui si possono incontrare. Per esempio, nella terra, e li troviamo per esempio sotto forma di funghi, funghi luminosi, oppure sempre nella terra possiamo trovarlo sotto forma di pietre luminose, oppure le luci del mare, le luci della città, anche quelle ci sono, le luci lungo la via, quindi le nuvole notturne luminose, oppure i fuochi d'artificio. Insomma, non ci fermiamo semplicemente ai banali animali della notte, ma andiamo oltre. Questa è un'idea regalo straordinaria, se volete veramente fare colpo, secondo me è stupendo. E poi lui colorano di riflessi l'acqua degli oceani più profondi, dei porti e delle spiagge. Sono trasparenti, di colori accesi e brillanti, arancio intenso, rosa, violetto. Stiamo parlando delle meduse. Il giardino delle meduse, un altro libro stupendo che ci parla proprio di questi esseri, proprio affinché noi non possiamo solo, non dobbiamo solo temerli, ma anche esserne profondamente affascinati. Un viaggio meraviglioso in questo mondo sottomarino che viene spesso proprio colorato e animato dalle danze poetiche di questi esseri un po' temuti, no? Perché comunque alla fine noi in riva un po' li temiamo, ma che quando ci immergiamo nel mare possiamo veramente godere della loro bellezza. Se siete delle persone curiose, sicuramente potrete apprezzare le risposte alle domande più assurde che vengono fatte intorno alle meduse, parlando della più pericolosa, quella che vive in Australia, che uccide in pochi secondi, a quelle più innocue, quelle più colorate e insomma, e tante tante altre domande, come per esempio dove si nascondono quando sembrano scomparire. Insomma, è un libro davvero davvero superlativo. E ora siamo giunti invece a una proposta nuovissima, una novità editoriale di qualche giorno fa. Sto parlando di ostriche! Ostriche! Ostriche in cima, anzi un milione di ostriche in cima alla montagna. E voi vi chiederete, come in cima alla montagna? Ragazzi, io di questo libro non voglio dirvi nulla se non che è davvero straordinario. Vi faccio vedere qualche tavola, ma vi rovinerei il viaggio che regala la lettura di questo albo divulgativo, perché parte proprio da lontano e ci fa ragionare, cioè chiama un po' anche in campo il lettore nel ragionamento, un po' quasi Sherlock Holmes e nel disvelamento poi insomma del motivo per il quale le ostriche possono essere trovate in montagna. Beh,
bene, se siete arrivati fino a qui e vi sono piaciute queste proposte, soprattutto vi piace scoprire insieme libri, collane, approfondimenti su autore, illustratore, insomma, se vi piacciono queste proposte video piuttosto che i post, per favore, l'unico modo per farvelo sapere è scrivermelo nei commenti. Sì, preferisco i video ai post, oppure no, guarda, preferisco il post perché magari ho poco tempo. Questo è il mio unico modo per conoscere le vostre preferenze. Vi mando un bacione e ci vediamo alla prossima. Ciao!